Benvenuti su MyLife TV, siamo qui ospite in questa meraviglia, questo posto, Grand Hotel di Rimini, e qui abbiamo il nostro ospite di onore, abbiamo la Patricia Martin. Benvenuta qui, come stai? Grazie, sono molto bene, felice di essere qua, grazie. Ma se mi dispiace, oggi c'è un tempo un po' così, non c'è il sole, siamo qui nella Riviera, è conosciuto per il sole, ma sei andato al mare un po' qui ancora? No, io ho pensato davvero che qua è caldissima con il sole e il mare, però oggi no. Vabbè, meglio così, siamo più caliente qui per l'audience. Vogliamo cominciare? Magari intanto, ecco, c'ho copia il tuo libro qui. È davvero, è veramente speciale. Mi fa onore di averti letto. E prima di cominciare voglio comunque dire all'audience che questo libro che siamo qui oggi per presentare su MyLife TV e parla di tanti argomenti veramente toccanti che farà capire anche la fratellanza in cui l'hai scritto questo libro, quello che volevi trasmettere. Il libro ha un nome molto particolare, prima di tutto, e quindi prima di andare nei domande vorrei aprire un discorso proprio sul nome. Come ti è venuto il nome del libro? Poi ti do l'onore di dirlo il nome. Oh no, il nome è La curandera moderna. E per me, che era prima in olandese, era da ragazza a curandera. Per me piace di più la curandera moderna perché anche so molte cose della natura e sono una curandera, però vivo in questo tempo. E per quella combinazione della curandera e la moderna, perché possiamo usare tutti gli anziani dei tempi vecchi, però usandolo qua in questo momento per aiutarlo a crescere, specialmente per le donne che hanno varie donne che sono moderne, perché siamo in tempo moderno. Certo, però mantenendo sempre comunque un radice, perché poi qui dentro hai parlato molto del modernità, ma comunque che tingi da proprio delle crescite ben preciso. Il nome in inglese com'è? In inglese sarà From Little Girl to the Medicine Woman. Ecco, questo è molto bello. Questo è molto bello perché dalla ragazza piccola a diventare proprio un dottore nella medicina della crescita di se stesso, sì. Più o meno quella, no? E, parliamo ancora di questo titolo di questo libro, che poi è un onore per noi presentarlo proprio qui nel My Life Edition, no? È già uscito. Yeah. Parliamo un attimino, entriamo un po' nel libro e la cosa che mi ha toccato molto leggendo è che tu usi molta somiglianza fra l'animale, caratteristicamente parlando, come ti hanno aiutato a superare dei momenti difficili? Sì, perché per me gli animali e gli esseri umani siamo tutti esseri, come si dice, siamo tutti uno. E gli animali possiamo apprendere molte cose degli animali, perché se vediamo diciamo una farfalla, un bambino quando cresce è come una farfalla perché esce dall'utero e cambia e si diventa una ragazza, un ragazzo, e quindi la metafora della farfalla è la trasformazione, il cambiamento, e per me è stata una esperienza vera di vedere come tutto ciò che gli animali fanno anche noi lo faremo, e anche che gli animali sono per aiutare a crescere e a capire che stiamo facendo. Per esempio, se posso usare me stessa come esempio, il giaguaro o la pantera è una madre solitaria e che solo lei prende la cura dei suoi figli, e anche per me era un esempio fantastico, perché anche io sono una madre solitaria, e io ho fatto la stessa cosa con i miei figli, vedendo al giaguaro come protegge i suoi figli, come muove, come è la vera regina della giungla, e era per me una cosa bella per usarla come si dice animale di potere. E questo è del giaguaro. Un'altra cosa del giaguaro è che non pensa del passato o del futuro, sta in qui e ora. Dall'ordine del caos, del momento. E questo anche possiamo apprendere del giaguaro.
per esempio. Sì, infatti poi sei andato ancora in più profondità e hai spiegato... Sì, mi spiace. No, insisto un pochino di più sulle caratteristiche degli animali perché è usata anche nei nostri segni zodiaco. Quindi alla fine si ritrova se noi fermiamo un po' e riflette sulla natura e ciò quello che comunque ci offre, perché è usata anche la natura, è usata gli animali, ma dopo si è andata anche nel colore e come la vibrazione del colore stesso ti aiuti a raccogliere, no? Dei messaggi e quindi l'ascolto. Ah, tu che vuoi qualcosa delle colori? Ho letto molto bene. Sì, parliamo del colore per vedere il colore che io ho ora, che per i nativi americani turquoise è il colore della guarigione e del happiness. E quando felicità, sì, ricordo un po' di italiano. E per me il colore mi fa davvero più contenta, più gioiosa. E perché quando porto il colore del turquoise, che anche per me del Caraibe, il nostro mare turquoise è bellissima, sento che sono con il mare, con i colori, quindi il colore mi aiuta a essere come sono. Sì, più come sono. E a varie diciamo research, non so che è research in italiano esattamente, però ricerca che hanno trovato davvero che i colori aiutano a aiutare alle persone. Per esempio verde è un colore di guarigione, per anche il colore del cuore. E quando abbiamo un po' di tristezza o sofferenza del cuore, se solamente pensiamo a colore verde, il verde è smeralda e che non circonda, cambia. Uno non può essere triste con una smeralda. Ma Patrice, tu sei andato anche più ancora in profondità. Ai. Sei andato ancora più in profondità. E con il colore l'hai espresso anche delle cose da usare, delle esercizi da fare, no? E che ti aiuta a entrare meglio nella storia di cosa fa veramente il colore quando hai bisogno di chiamare sul loro potere e cosa ti danno. Vuoi spiegare un pochino? Perché i colori sono connessi con anche le chakra che abbiamo. Volevo arrivare lì. Ok. E, per esempio cominciamo con la chakra della radice, che è una chakra che se non sta in equilibrio, che le persone non si sente sicura o safe, sì, sicura. Sicura. E colore rosso è il colore della chakra della radice. E perché? Perché la radice sta connessa con la terra e il rosso è anche il sangue della terra, della nostra madre. Quindi rosso, noi connettiamo con tutti i colori rossi, tutto il mondo. Primo con la magma della madre terra. Dopodiché abbiamo il colore arancio, che è del secondo chakra, che è la chakra della sessualità. E trovo che davvero in questo mondo che stiamo vivendo, che la sessualità è non in equilibrio, perché una donna moderna lavora molte volte in un lavoro con molti maschili e deve essere più maschile per... Quindi deve schiacciare proprio la sua sessualità per stare in mezzo? Sì, perché può essere anche femminile e parlare di business. Però noi stiamo abituati a che per essere in un business dobbiamo essere forte, maschile, molto... Per uno può anche essere super sexy
di parlare di business. Però per fortuna insomma Life TV o My Life Edition, questa sì, è diversa. Noi promuoviamo proprio sì. la femminilità a tutti i costi, sì. E molto business. E molto business, la combinazione perfetta. La serietà, e quindi per fortuna, in quindi ci sono anche delle compagnie che non adisce questa, e le donne più e più stanno cercando di promuovere, no, questa. E quindi grazie mille per queste domande che hai risposto. Pensi sul colore e sugli animali, abbiamo concluso una prima puntata del libro. Grazie mille, grazie mille per essere qui con noi a My Life TV. Vogliamo ricordare a tutti quanti gli ascoltatori che si può trovare il libro, è già pronto nel migliore libreria, possono già anche scriverci le loro domande sul blog di questo libro tuo, la curandera moderna, giusto? Ho detto perfetto, bene? Ah, voilà, finalmente. E quindi scriveteci tutti quanti, Patrizia qui con noi in attesa di tutte le vostre domande. Grazie. E quindi grazie mille. Grazie.